Presidente, come stanno andando le consultazioni a Roma e voi? Stanno andando male per noi. Abbiamo chiesto, ieri il segretario Salvini ha chiesto un impegno forte sul nord, ha chiesto di lasciare qui le tasse che pagano i cittadini, ha chiesto un impegno vero sul sostegno delle imprese e la risposta è stata negativa. Quindi per quanto ci riguarda non siamo per nulla soddisfatti, anzi saremo bene all'opposizione. Sono preoccupato come governatore di sapere chi avrà i ministeri strategici per noi, in particolare quello delle infrastrutture, perché è complicato gestire il rapporto con Roma e se c'è un ministro che non si occupa delle infrastrutture o che deve impiegare 6 mesi, 8 mesi per capire dove è finito, c'è il rischio che si fermi nei cantieri di opere strategiche come la Pendemontana. Con Lupi ho lavorato molto bene, se fosse riconfermato Lupi, ma non dipende da me naturalmente, questa sarebbe una buona notizia. Le riforme si fanno in Parlamento, non le fa il governo, quindi anzi finora il ministro responsabile delle riforme ha fatto solo danni. Il DDL del Rio è stato bocciato dal Consiglio regionale della Lombardia se fosse approvato produrrebbe solo maggiori costi. Quindi le riforme si fanno in Parlamento, su quello noi ci stiamo, siamo pronti. Senato federale, maggiore autonomia per le regioni del nord, possibilità di costituire per via costituzionale la macroregione e riforma del titolo quinto. Basta con le competenze concorrenti, io voglio competenze come governatore su cui abbia la responsabilità al 100%, magari meno di quelle che ci sono, ma quelle strategiche. Non voglio il governo di Roma tra i piedi, ho la responsabilità, voglio poter gestire queste competenze con i soldi e le risorse che abbiamo. Questa è la riforma che mi interessa, il resto sono chiacchiere. Come ex ministro del welfare, cosa ne pensa del contratto unico a tempo indeterminato, salario minimo? Sono tutte ballon d'essai buttati lì per strizzare l'occhio alla CGIL o al sindacato, in particolare alla CGIL. La riforma del mercato del lavoro è già stata fatta tanti anni fa, si chiama legge Biagi, bisogna attuarla completamente, manca l'attuazione completa, non c'è bisogno di inventare. L'ho fatta io la riforma vera del mercato del lavoro, che vuol dire maggiori opportunità per i giovani, per chi entra, e maggiori opportunità per chi viene espulso dal mercato del lavoro per rientrarci. È già tutto scritto, il resto sono, ripeto, i giochini romani che francamente non porteranno alcun risultato concreto. L'Italia ha chiesto di cacciare l'India dall'Expo come ritorsione per la tenuta dei Marò in India. No, non sono d'accordo, l'Expo va salvaguardato rispetto alle altre vicende. Certo, una vicenda grave è quella dei Marò, il governo italiano ha dimostrato di non essere in grado di risolvere la situazione, cioè di non avere nessuna autorevolezza a livello internazionale. E questo è un danno grave, però non deve ripercuotersi negativamente su Expo. Non sono d'accordo con questa proposta di Forza Italia.